molto piacere essere qui. Voglio partire da questo dato. Saluto anche anch'io Massimiliano Maselli e tutti gli amici e le amiche presenti. Mi fa molto piacere essere qui e seppur, come tu hai detto, in un'agenda complicata, perché è un periodo abbastanza complesso dal punto di vista degli impegni di governo, ci tenevo però ad essere presente, innanzitutto per un dato personale di amicizia, di stima e di conoscenza antica con Mario, che mi piace sottolineare, che quindi voglio anche in questa occasione ribadire, e in secondo luogo perché penso che sia anche molto importante cercare di far comprendere in una campagna elettorale come questa che non c'è solamente il tema del voto, ma c'è il tema del giorno dopo il voto. E questo è il senso della mia presenza, della presenza anche di altri colleghi di governo che sono impegnati in una fase molto complessa, però altrettanto importante e positiva, qual è quella che stiamo conducendo a livello nazionale. Questo è un governo che si è appena insediato, sono passati poco più di 5 mesi, anche se ascoltare le critiche dell'opposizione certe volte mi chiedo se sono 5 mesi o 5 anni, perché ci dicono di tutto ogni giorno. E la domanda curiosa, consentitemi questa divagazione, è che ce le dice queste cose chi ha governato per 11 anni, però non hanno avuto in questi 11 anni... Noi ci stanno facendo già opposizione adesso. No, la cosa curiosa è che in questi 11 anni non hanno avuto il tempo di fare una sola delle cose che contestano a noi di non aver fatto in 5 mesi. È un po' curiosa come cosa, però in 11 anni non hanno avuto questo tempo. Lo dico perché è evidente che le questioni sulle quali oggi noi ci stiamo confrontando, anche il senso della mia presenza politica collegata a un messaggio anche di carattere politico, un fatto molto positivo che voi abbiate innanzitutto una coalizione così ampia, compatta, è un fatto importante, che dà anche l'idea dell'obiettivo da poter raggiungere. L'obiettivo è quello di poter vincere questa campagna elettorale, di poter guidare un comune fondamentale, importante per questo territorio, ma non solo, perché come tu hai ricordato è un comune che rappresenta anche nell'ambito della gestione del suo territorio infrastrutture fondamentali ed importanti, sulle quali è necessario mettere in campo un'azione di raccordo con il governo. Siamo reduci da una vittoria, Massimiliano, molto importante a livello regionale, che rafforza ulteriormente questa filiera, perché oggi noi ci presentiamo anche all'attenzione degli elettori spiegando che la sintonia e sinergia dal punto di vista politico che potrebbe esserci per Fiumicino dal giorno dopo le elezioni e con un'amministrazione regionale e con un governo nazionale che potrebbero insieme far sì che quel programma di governo diventi una delle occasioni per realizzare. Io sono impegnato in una fase molto complessa, perché le idee che mi sono state assegnate saranno anche importanti, ma sono anche molto faticose e complicate, perché la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un qualcosa di rilevante, perché parliamo del più grande piano di investimenti che il nostro Paese abbia mai potuto avere e gestire, che però va spiegato anche nel dettaglio e bene agli elettori e ai cittadini, perché certe volte anche ascoltando i giudizi e il dibattito politico sembra che noi abbiamo avuto un grande regalo e che dobbiamo essere capaci di spendere. Non è proprio così. Prima cosa, le risorse che ci sono state assegnate non sono merito di nessuno, ma sono state assegnate a noi dopo la crisi Covid, perché l'Italia in Europa è il paese che ha avuto la minor crescita del PIL e la minor crescita dell'occupazione in quella fase. I criteri per i quali abbiamo avuto tutte queste risorse sono esclusivamente questi. E la seconda cosa che mi sembra opportuno sottolineare è che noi non abbiamo avuto un regalo, perché è vero che c'è una quota a fondo perduto, ma c'è la quota più rilevante a debito, quindi noi dobbiamo restituirle queste risorse. E quindi c'è un obbligo doppio ad essere attenti nella modalità dell'uso di queste risorse. Il dibattito è molto spostato sulla capacità di spesa, che è un tema rilevante, ma noi riteniamo che il tema ancora più rilevante sia la capacità di spesa unitamente alla qualità della spesa, perché siamo reduci da un quadro che abbiamo già avviato in questa fase iniziale dell'azione del nostro governo, dal quale legge che sulle risorse della precedente programmazione europea siamo al 34% di spesa. Cioè noi su 126 miliardi di euro assegnati all'Italia dal 2014 al 2020 al momento abbiamo speso il 34% delle risorse, sono passati 9 anni. Il PNRR raddoppia le risorse, 220 miliardi, dimezza gli anni, 5 anni, e quindi abbiamo un problema sulla percentuale da tirar fuori che è abbastanza complesso. Come affrontare questa questione? Io penso che sia
molto importante, lo dico anche collegandomi alle questioni alle quali tu facevi riferimento, che qui a Fiumicino possono trovare una grande opportunità. Il primo tema che stiamo affrontando, ne discuteremo anche chiaramente con la Regione, con il Governo regionale, è quello di mettere insieme le diverse fonti di finanziamento. Non c'è solamente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma c'è il Fondo di Sviluppo e Coesione, ci sono le risorse europee della coesione, e quindi avere un quadro unitario per avere una visione unica e riuscire a individuare le soluzioni dei problemi che superino la prima grande criticità, che è quella della polverizzazione in decine di migliaia di interventi che non riescono né a produrre la crescita auspicata né a dare la soluzione ai problemi di fronte ai quali noi ci troviamo. In questo senso è molto importante riuscire a immaginare delle formule per le quali si possano avere degli obiettivi pochi ma chiari rispetto alla necessità di far cambiare lo sviluppo di un territorio utilizzando queste risorse con investimenti che siano in grado di poter incidere realmente sia dal punto di vista della realizzazione delle infrastrutture ma anche e soprattutto dal punto di vista della capacità di leggere il momento che viviamo, perché il PNRR che noi vogliamo e stiamo lavorando per modificarlo è stato immaginato e costruito prima dell'invasione dell'Ucraina, in un altro mondo. Cioè lo scenario economico e sociale di quella stagione è totalmente mutato oggi. Io ricordo solo che nella nostra prima legge finanziaria, varata in poco più di un mese dal nostro insediamento, caso unico nella storia della Repubblica Italiana, noi abbiamo dovuto fare una legge finanziaria responsabile per forza, che è stata anche apprezzata per la sua responsabilità dalle istituzioni europee, dai mercati, che non è un dettaglio perché il nostro paese purtroppo vive in una condizione dove il suo debito pubblico è un debito pubblico notevole e condiziona moltissimo questi aspetti, ma vorrei ricordare che questa legge finanziaria, la nostra prima legge finanziaria, ha destinato 21 miliardi di euro per cosa? Per pagare le bollette, per pagare le bollette e aiutare i cittadini e le imprese a pagare le bollette. E quindi è evidente che oggi l'obiettivo che il governo ha è quello di trasformare questa spesa, che era una spesa corrente dettata da una necessità, nella lettura dei bisogni veri per trasformarli in soluzioni strutturali. E quindi stiamo lavorando per poter dare le risposte sul fronte delle infrastrutture che diano all'Italia un'autonomia energetica, cosa che magari sarebbe stato auspicabile avere da tempo, perché quando noi rivolgiamo alcune critiche all'Europa le rivolgiamo non casualmente. L'Europa si è svegliata una mattina il 24 febbraio dell'anno scorso e ha toccato con mano che non era autonoma dal punto di vista energetico, un fatto clamoroso sotto tutti i punti di vista. Quindi le criticità strutturali e le scelte sbagliate che ci sono state negli anni sono tante. Il lavoro che oggi stiamo mettendo in campo è quello di recuperare una credibilità a livello internazionale con un fattore che si ricollega molto all'esperienza vostra, Mario, di Fiumicino, perché la compattezza della coalizione, anche l'allargamento della stessa, richiama molto il messaggio forte che finalmente oggi noi abbiamo a livello nazionale. Perché cosa è accaduto in Italia? Che dopo oltre 10 anni di governi parlamentari con le formule politiche le più stravaganti, abbiamo per la prima volta finalmente dopo oltre 10 anni un governo politico che ha una legittimazione popolare, che ha un programma chiaro e che segue quello che è il mandato degli elettori, per poter avere anche una tempistica, cioè 5 anni di fronte, nei quali poter avviare e realizzare un programma di governo dando le soluzioni ai problemi che ci sono di fronte. Ecco, io penso che questa associazione, questo parallelismo anche con la vostra esperienza, con lo sforzo e l'impegno che avete fatto qui, è molto importante, perché è un momento molto favorevole per il centrodestra, non solamente per le divisioni e la mancanza di credibilità dell'opposizione, ma anche e soprattutto perché stiamo rafforzando questo dato. Da quando abbiamo votato le elezioni politiche, ci sono state le elezioni regionali in Lombardia, nel Lazio, in Friuli Venezia Giulia, 3 vittorie nette, schiaccianti, chiare del centrodestra, e questo turno amministrativo può rappresentare un'occasione importante per consolidare questo trend, questa tendenza, e per rafforzare il lavoro che mettiamo in campo. In più, consentitemi una nota anche più di carattere personale, noi siamo reduci da una stagione nella quale abbiamo ascoltato di tutto, nella quale abbiamo visto di tutto, che le ultime elezioni politiche hanno finalmente in grande parte superato. Le elezioni amministrative sono l'occasione
per superarle ancora di più, cioè permettere gente che abbia una competenza, un'esperienza, una conoscenza, che non vuol dire non avviare una fase di rinnovamento, perché sono certo che anche nelle liste, nella composizione delle liste, ci sia il giusto mix tra l'esperienza di chi, a partire da Mario, sa quello che deve fare dalla mattina dopo la sua elezione a sindaco, e l'entusiasmo di tanti altri candidati che possono portare una freschezza, una motivazione maggiore, un entusiasmo utile a far sì che ci possano essere anche nuove priorità che magari chi è più giovane può cogliere e portare avanti bene. Questa sintesi che voi qui riuscite a rappresentare bene, avete messo insieme, penso che sia un'occasione utile ed importante sulla quale, e voglio chiudere su questo, lavorare per il futuro. Che cosa voglio dire? Ho detto all'inizio, e ritorno su questo concetto, che non siamo qui per la campagna elettorale e basta. Questo sarebbe ovvio, scontato, per rapporti di amicizia personale, di stima, ma anche di sostegno politico, perché in campagna elettorale ci si impegna in questa direzione, ci mancherebbe altro. Ma il messaggio che dobbiamo dare è quello che accade il giorno dopo. Noi oggi siamo qui per spiegare che rispetto a quelle opportunità infrastrutturali, a quella visione che fa parte del programma che voi avete presentato, a quelle infrastrutture alle quali tu hai fatto riferimento, ci sono le condizioni per poter lavorare insieme per programmare le soluzioni, cioè per immaginare nella fase di revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per immaginare nella fase di riorganizzazione delle scelte sulla coesione, sul fondo di sviluppo e coesione, come poter dare risposte utili per realizzare il programma e per mettere in campo un'azione che possa dare a questo territorio una prospettiva importante, che non lo dico per circostanza o per forma, perché è oggettiva, perché qui insistono delle infrastrutture che non hanno un rilievo comunale di questa città, sono infrastrutture nazionali, quindi l'attenzione del governo è chiaramente inevitabile e convinta in questo caso, perché parliamo della possibilità di dare delle risposte su un terreno che riguarda un interesse molto più ampio, che è anche un biglietto da visita del nostro paese a livello internazionale. Quindi è molto importante che ci possa essere quella sinergia alla quale ho fatto riferimento prima, perché la possibilità di lavorare insieme per realizzare questo progetto di governo, questo programma, è una grande opportunità che io sono convinto i cittadini di Fiumicino non si faranno sfuggire. Oltretutto, il trend al quale tu facevi riferimento è anche un trend importante da analizzare, perché se noi in molte parti d'Italia viviamo le difficoltà dello spopolamento, in questo caso noi viviamo invece la costruzione di un'area che è sempre più importante e che sta crescendo di volta in volta, di anno in anno. Quindi c'è bisogno anche di essere capaci di dare delle risposte adeguate sul fronte dei servizi, da valutare bene come dal punto di vista della coesione del territorio, come immaginare le soluzioni sui servizi essenziali ai cittadini, su come immaginare anche la capacità di dare delle risposte in questa direzione, e penso che su questo si possa fare insieme un buon lavoro. Quindi io voglio, concludendo, ringraziare tutti quanti voi, scusarmi se il mio, più che una presenza incontro, è stato un blitz, ma la giornata è piena di impegni a cui devo rientrare rapidamente su Roma, però ci tenevo molto, con un impegno che questa visita così rapida di oggi possa compensarsi, Mario, con una visita di approfondimento più lunga, quando dopo la campagna elettorale ci metteremo a lavorare per concretizzare il progetto di governo tuo e della tua coalizione. In bocca al lupo.